Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video per condividere con voi la mia allergia al sole, o meglio intolleranza solare, perché più che un'allergia io la definirei un'intolleranza, perché i sintomi che ho sono proprio tipici dell'intolleranza, anche se poi a livello scientifico viene chiamata allergia al sole, classificata nella sottocategoria orticaria solare e addirittura viene definita una patologia rara, quindi fa parte delle malattie rare. Comunque, al di là delle premesse teoriche e scientifiche, volevo raccontarvi la mia esperienza, quindi tutto quello che vi dico in questo video è frutto del mio caso specifico, del mio caso particolare, è solo la mia esperienza, è solo il mio personale modo di gestire la cosa, ma non c'è assolutamente nulla di medico e scientifico che io vi posso dire perché non è il mio campo, non sono un medico, quindi posso parlare esclusivamente di me e di quello che succede a me, di quello che faccio io. Comunque, brevemente, l'intolleranza solare, che se poi si chiama orticaria solare, è una reazione della pelle. Quando voi siete sotto il sole, dopo pochi minuti cominciate a sentire la pelle che pizzica, che brucia, comincia a venire fuori un eritema solare, quindi dei puntini rossi sulla pelle e a volte anche del gonfiore. La caratteristica è che se voi vi togliete dal sole, dopo poche ore l'effetto svanisce, quindi comunque è una cosa che non si prolunga nel tempo, ma va via appena vi togliete dal sole. Questa è un po' la caratteristica, però se voi invece che togliervi dal sole restate al sole nonostante i sintomi, allora poi diciamo che la cosa si può aggravare perché possono insorgere dei problemi come difficoltà respiratorie, febbre, nausea, quindi mal di testa, quindi insomma non è consigliabile, diciamo, restare sotto il sole. Io mi sono accorta di avere questa cosa già quando ero piccola, perché io sotto il sole non ci sono mai stata bene, ci sono sempre stata male in realtà. Dopo un po' la mia pelle comincia a pizzicare, sento la pelle che brucia, sento proprio un fastidio sulla pelle, proprio nella superficie della pelle, quel fastidio che porta proprio a volersi togliere immediatamente dal sole. Quindi quando io vado al mare, perché io vado al mare, poi vi spiego come faccio, quando vado al mare, quando comincio a sentire tutti questi sintomi, mi devo togliere immediatamente dal sole. Quando dico immediatamente, intendo proprio immediatamente. Io non posso aspettare mezz'ora, un quarto d'ora. Io mi devo togliere. Quando comincio ad avere questi sintomi, devo stare all'ombra. E come faccio? Mi porto l'ombrellone, quindi vado sotto l'ombrellone. Ovviamente, le mie, diciamo, gite al mare non sono mai lunghe. Io non sono una persona che sta al mare tutto il giorno, non ci posso stare. Io vado al mare, ci sto al massimo 3 ore, non ci sto di più, perché comunque non mi voglio neanche mettere a rischio, perché poi sto male sotto il sole, soffro, quindi è un patimento, non è un piacere, quindi ovviamente cerco di starci poco. Però abitando in una città di mare, comunque durante l'estate qualche volta mi fa piacere andarci e quindi utilizzo, diciamo, dei piccoli accorgimenti, delle strategie per poter fare qualche giornata di mare. Ovviamente io non posso andare al mare tutti i giorni per tutta l'estate perché non sarebbe possibile, quindi ci vado solo qualche volta. Io in un'estate intera andrò al mare 3 o 4 volte, non di più, magari anche quando vado in vacanza, se vado in una località di mare, è difficile che io faccia vita da spiaggia. Io magari giro, vado a vedere le città, vado a vedere i paesi, faccio delle gite, ma stare in spiaggia, proprio nel senso classico del termine, lì piazzata sotto il sole, non si può fare. Insomma, lo posso fare, ma il tempo deve essere limitato. E quindi io faccio così, ovviamente. Ho la fortuna di avere un compagno con la pelle molto chiara e quindi comunque anche lui non è che può starci tutto il giorno. Inoltre non è un appassionato di mare, quindi diciamo che se ci andiamo bene, se non ci andiamo, in fondo è lo stesso. Quindi ho avuto la fortuna di essere assecondata su questa cosa, perché ovviamente se io fossi fidanzata con una persona appassionata di mare sarebbe un problema, ma non perché io non voglio, ma perché io non posso, perché sto veramente male sotto il sole. Comunque, volevo un po' raccontarvi le mie esperienze. Io mi sono accorta di questa cosa quando ero una bambina e c'è stato un episodio
che mi hanno un po' raccontato e un po' me lo ricordo, perché avevo 4 o 5 anni, insomma l'età più o meno era quella, quindi io ne ho dei ricordi ma sfumati. Ero in montagna in inverno sulla neve e una mattina mi sono svegliata con un occhio gonfio e con il viso gonfio a causa del sole, perché poi avevo delle macchie rosse, quindi insomma si capiva che era stato il sole. Mia madre mi ha portato subito dal medico che mi ha riempito di una pomata e mi ha fasciato tutta la faccia praticamente. Io ne ho un ricordo abbastanza vago perché ero troppo piccola, però mia madre qualcosa mi ha raccontato e comunque io qualcosa mi ricordo perché ho qualche flash di quella cosa lì. Ricordo che mi prudeva un occhio, ricordo comunque questa benda, quindi qualcosa ricordo. E insomma è stato il primo episodio infelice dovuto al sole. Poi più o meno me la sono sempre cavata abbastanza bene perché i miei genitori comunque mi proteggevano molto dal sole, quindi mi mettevano le creme solari, mi tenevano all'ombra, magari se stavamo al mare, se andavamo al mare, mi mettevano magari una maglia bianca con le mezze maniche per proteggermi i punti comunque più esposti, mi tenevano sotto l'ombrellone, quindi comunque non è che mi abbiano messa al sole così allo stato bravo. In realtà mi tenevano abbastanza bene, questo mi ha permesso comunque di andare al mare anche quando ero piccola, ma di non avere questo tipo di reazioni così fastidiose. Però in realtà io mi sono accorta e diciamo che poi ho avuto questa diagnosi di orticaria solare quando sono andata a fare una visita dermatologica alla fine dell'adolescenza più o meno, perché io quando andavo al mare in adolescenza o comunque nell'infanzia, sentivo che stavo male sotto il sole, sentivo che avevo queste reazioni, questo eritema solare sempre presente, questo pizzicore, questo bruciore, però in realtà io non sapevo che esistesse l'orticaria solare, io pensavo che fosse la mia pelle che essendo molto chiara era semplicemente più delicata e quindi sotto il sole reagiva in questo modo. Però in realtà poi ho scoperto che non era questo il problema, era proprio che la mia pelle ha un'intolleranza ai raggi solari e questo mi è stato detto dal dermatologo. Avevo fatto questa visita, lui mi aveva bene ispezionato tutta la pelle, io gli avevo un po' raccontato quello che mi succede sotto il sole e lui mi ha detto che si trattava appunto di questo tipo di orticaria solare. Ci sono anche dei test diagnostici che possono, diciamo, darvi la certezza che voi soffrite di intolleranza solare. Sono dei test che vi sottopongono a delle radiazioni di breve durata, ovviamente, però abbastanza intense su una porzione di pelle e si vede come reagisce la pelle. In base a come reagisce, viene fatta la diagnosi di orticaria solare oppure di qualcos'altro a seconda di quello che poi decide il dermatologo. Sono dei test che assomigliano molto a quelli classici dell'allergia. Avete presente quei test in cui vi mettono sul braccio tutte quelle sostanze, guardano la reazione della vostra pelle? Ecco, quello funziona più o meno in quel modo lì. Comunque, ragazzi, al di là di come funziona il test, io ho questo tipo di fastidio, questo tipo di, chiamiamola, caratteristica. Quindi al sole non posso starci. Però ci sono altri due episodi particolari che voglio raccontarvi che mi sono accaduti quando ero sotto il sole. Il primo episodio è accaduto in Spagna quando io avevo 16 anni durante una vacanza che avevo fatto con i miei genitori e con la zia di mia madre. Ero al mare, ero in spiaggia, la zia di mia madre, vedendo che io non mi abbronzavo, perché io comunque non sono una persona che si abbronza, ovviamente, perché sotto il sole non ci sto, quindi sarebbe difficile riuscire ad abbronzarsi. Comunque, vedendo che io non mi abbronzavo, ha deciso di darmi lei una crema, ma si è trattato di una crema non protettiva, ma di una crema abbronzante, di quelle che vanno a stimolare l'abbronzatura. Era una crema senza filtro. Mi ha messo questa crema e voi immaginate cosa è potuto succedere sulla mia pelle. Io avevo 16 anni, ero una ragazzina, quindi non avevo, diciamo, l'attenzione e soprattutto magari gli strumenti per capire che cosa stava facendo. Mi sono un po' fidata della zia, mettiamola così. Mi ha messo appunto questa crema, io la sera ero tutta rossa completamente, mi bruciava da tutte le parti, mi prudeva tutto il corpo. E mi sentivo come se qualcuno mi avesse cosparso di peperoncino, perché lo sentivo proprio pizzicare. Sono
Stavo davvero male, stavo veramente male, non riuscivo neanche a tenere i vestiti perché la stoffa a contatto con la pelle mi dava fastidio e quindi mia madre mi ha comprato un vestito largo e lungo per consentirmi appunto di andare in giro vestita, perché ovviamente è la soluzione, altrimenti era stare chiusa in albergo. Quindi insomma mi ha comprato questo vestito che ricordo era un vestito verde, era anche carino, poi l'avevo anche portato per tanto tempo, comunque per salvarmi insomma da questa conseguenza del sole. E io lì mi ricordo benissimo, mi ricordo come se fosse ieri la sofferenza che ho provato perché la pelle mi stava proprio uccidendo. Per fortuna l'orticaria solare ha la caratteristica di sparire in poco tempo, quindi anche quella volta, dopo poche ore, forse addirittura il giorno dopo, stavo già abbastanza bene, quindi comunque ho potuto riprendere tranquillamente la mia vacanza. Ovviamente sono stata poi sotto l'ombrellone, sono stata all'ombra per tutto il resto della vacanza, però quella brutta sensazione era andata via. Poi c'è stato un altro episodio che mi ha addirittura portato al pronto soccorso, capitato qualche anno fa, in cui in una giornata di maggio ero andata al mare, mi ero messa in costume e quella volta, stranamente, il sole non mi stava dando fastidio, forse perché era maggio, quindi era un po' più debole. E io sono stata al sole un po' di più del mio solito. Non sentivo nessun tipo di reazione particolare, quindi sono rimasta al sole. La sera, soprattutto nella gamba destra, ho avuto una reazione spiacevole perché avevo tutto un eritema solare sulla gamba con delle macchie rosse fuoco e mi era gonfiata la gamba e la caviglia al punto da, far percepire come se la gamba fosse il doppio dell'altra. Quindi io mi sono anche spaventata quando ho visto quella cosa. Sono corsa immediatamente al pronto soccorso perché avevo paura poi che magari potessero esserci delle conseguenze. Il dermatologo non era per niente felice di questa cosa, mi ha anche detto di tutto perché mi ha detto che io non avrei dovuto assolutamente mettermi al sole, non avrei dovuto starci così tanto. Quindi quella volta lì ricordo che c'ero anche rimasta male perché io già ero abbastanza afflitta da quello che mi era successo. In più lui si è anche messo a dirmi di tutto, quindi insomma non è stato proprio piacevole. Comunque, al di là di questo, mi aveva dato una cura antibiotica e una pomata a base di cortisone e nel giro di qualche giorno, la gamba ha cominciato a sgonfiarsi e la pelle è ritornata sana, è ritornata normale. Però io da quella volta, non faccio più soste sotto il sole che siano più lunghe di 60 minuti, perché 60 minuti è il mio massimo, io più di così non ci posso stare. Quello che faccio quando vado al mare, oltre ad avere l'ombrellone, è portarmi sempre una crema protettiva a fattore di protezione molto alto, quindi 50 più, un latte dopo sole e una pomata che serve per ripristinare la pelle danneggiata dal sole. Vi faccio vedere i prodotti così almeno ci capiamo meglio. La crema protettiva a protezione 50, ne ho due tipi. Questa che è Hawaiian Tropic, questa mi piace particolarmente perché non è troppo densa, perché non so se voi usate la crema così alta come protezione. Se la usate sapete sicuramente che è molto densa e molto spessa rispetto a quelle un po' più leggere, come a quelle col fattore di protezione più basso, e quindi va a creare sulla pelle quella sensazione di unto, di patina che comunque non è bella. Invece questa non fa quell'effetto lì, perché comunque è una crema che contiene all'interno anche dei nastri di seta idratanti e quindi riesce a dare alla vostra pelle un effetto un po' più vellutato e meno unto. Quindi questa mi piace tantissimo. Questa, pur essendo densa, è comunque abbastanza leggera come crema, è della Nivea ed è quella per bambini, fattore di protezione 50 più anche in questo caso. E quindi con queste due io riesco a stare almeno un'ora sotto il sole. Poi quando è passata l'ora o andiamo via, che forse è la cosa migliore, oppure io mi metto all'ombra, però dopo i 60 minuti, come se io avessi un timer all'interno del corpo, comincia a pizzicarmi da tutte le parti, comincia a bruciarmi tutto il corpo e comincia a prudere e se io non mi tolgo, cominciano anche a spuntare tutti questi puntini rossi, il classico eritema solare, nonostante io abbia la crema protezione 50, quindi è proprio una reazione avversa.
e tutte le volte diciamo che mi sento molto molto a disagio, quindi l'unico modo che ho è cercare di proteggere il più possibile la mia persona, la mia pelle con questo tipo di prodotti. Poi quando mi tolgo dal sole mi metto un latte, questo un latte oppure un gel dopo sole, in questo caso è un gel che contiene aloe vera. Diciamo che i prodotti dopo sole più o meno vanno bene tutti, però se contengono aloe vera ha un effetto lenitivo che mi dà molto sollievo, quindi io di solito li prediligo. Poi, se proprio fossi così tanto sfortunata da avere la reazione avversa nonostante tutte le mie attenzioni, mi viene in aiuto questa crema cosmetica che è Biafin o Biafin, non so come si pronuncia, che va a ripristinare la pelle che è stata danneggiata a causa di radiazioni solari. Questa la trovate in farmacia, però è un cosmetico, non è un farmaco, oppure credo anche online. Io l'ho sempre presa in farmacia. Comunque è una crema che mi viene in aiuto, ma da utilizzare solo se ho delle reazioni sulla pelle. Io di solito queste reazioni sulla pelle non ce l'ho, perché ci sto attenta, perché mi tolgo dal sole prima che la mia pelle reagisca in quel modo. Però c'è stato un episodio quando ero in Portogallo che mi ha fatto trovare una strategia che è proprio l'arte di ingegnarsi a volte, mi viene da dire, che consentisse al mio compagno di stare ancora un po' a godersi la spiaggia, perché era una bella spiaggia, quindi era un peccato andare via, ma che consentisse allo stesso tempo a me di non finire in ospedale, che tra l'altro non sapendo il portoghese sarebbe stato un problema. Comunque io non avevo l'ombrellone quella volta perché intanto c'era molto vento, quindi l'ombrellone volava via, e poi perché quel giorno avevamo fatto una gita di tutto il giorno e quindi portarsi dietro l'ombrellone era un po' scomodo. E allora eravamo andati così, pensando stiamo al mare poco e poi ce ne andiamo. Poi la spiaggia era più bella di quello che avevamo immaginato e quindi ci siamo fermati un po' di più. Ma io cosa ho fatto? Siccome nella borsa avevo l'ombrello, quello piccolino, l'ombrello da pioggia, quello classico da borsetta, ho aperto quello e l'ho messo praticamente sopra alla testa in modo da coprire le spalle, il petto e la pancia, quindi l'ho messo in quel modo lì. Poi sulle gambe ho messo sopra il vestito che avevo, perché in quel momento ero in costume, però ho messo il vestito in modo che mi coprisse tutte le gambe e questo ombrello praticamente sulla testa. Quindi diciamo che l'immagine vista da fuori era abbastanza divertente, era abbastanza grottesca se vogliamo, però era veramente l'unico modo che io avevo per proteggermi. Siccome è un'immagine molto divertente, perché secondo me è una scena un po' particolare, voglio farvi vedere la foto perché il mio compagno mi ha fatto la foto, perché insomma era una cosa un po' particolare effettivamente. Quindi la condivido con voi così ci facciamo quattro risate tutti insieme e vi faccio vedere in che stato ero. Questa è la foto, io ero in spiaggia, avevo questo ombrello e questo vestito sopra. Io ho fatto così non per fare tendenza, ma perché effettivamente stavo cominciando a patire parecchio, quindi non volevo rovinarmi la vacanza a causa del sole e ho trovato questa strategia. Diciamo che quando non ci sono strumenti adatti, quando non si sa come fare, a volte ci si inventano delle soluzioni. Io ho trovato solo questa e ho utilizzato questa. Comunque ragazzi, questa più o meno è la mia esperienza con l'orticaria solare. Vi ho accennato un pochino brevemente le caratteristiche di questa patologia, ma vi ho raccontato la mia esperienza, il mio modo di reagire al sole, il mio modo di gestire la cosa, però ovviamente se soffrite di questa patologia consultate un dermatologo e cercate di farvi dare delle informazioni che siano il più possibile valide e utili. Comunque, fatemi sapere nei commenti se conoscevate questo tipo di disturbo, di intolleranza. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.